Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa. Prevenire è meglio che curare. Per quanto questo concetto sia noto e ampiamente condiviso, è sempre meglio ribadirlo. E così la Ollus Un'idea per la vita, presieduta da Laura Cartocci, ha organizzato un evento pubblico a Tuoro sul Trasimeno proprio per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e in particolare le donne in relazione alle patologie oncologiche femminili. E non so leggere, vienimi a prendere. La diagnosi precoce salva la vita. Questi incontri informativi sono fortemente voluti per questo e fortemente vengono coinvolti i medici del territorio, perché comunque noi vogliamo fare squadra, e vengono fortemente coinvolte le associazioni del territorio che operano sul sociale. Dopo i saluti del sindaco Maria Elena Minciaroni, davanti a un numeroso e attento pubblico, è così intervenuta, tra gli altri, il medico ginecologo Silvia Caproni, referente per l'associazione Un'idea per la vita. Arrivare in tempo, arrivare prima, è fondamentale proprio per salvarsi la vita. E oggi da queste patologie ci si salva, sono la maggior parte tutte guaribili, quindi non sono più una condanna, ma chiaramente arrivare in tempo è fondamentale, quindi questo è quello che le donne devono cercare di capire. Gli screening, diciamo che iniziano dai 25 anni fondamentalmente, veniamo chiamate a casa con delle lettere per fare degli esami gratuiti, dai 25 anni per quanto riguarda il tumore dell'utero, dai 50 anni per quanto riguarda il tumore della mammella. Quindi le donne devono semplicemente rispondere a questa lettera, andare all'appuntamento e sottoporsi a questi esami che non sono assolutamente né invasivi né dolorosi e quindi totalmente fattibili con tranquillità. Dopo questa fase di emergenza sanitaria che c'è stata, fare questa prima iniziativa al Trasimeno per noi è un onore, anche perché fondamentale e importante è quella che è la politica di tutela alla salute. Di neoplasia, di cancro, non bisogna aver paura, bisogna parlarne, bisogna averne consapevolezza e la prevenzione è fondamentale e soprattutto è fondamentale per la salute delle donne. Alla giornata hanno poi preso parte ospiti d'eccezione come la cantante Annalisa Baldi e le ballerine Emma e Francesca Del Toro, madrine dell'associazione Un'idea per la vita Ollus. La musica sta bene dappertutto, è anche veicolo e fa bene. È prevenzione anche la musica, è preventiva, esatto. Dobbiamo stare tutti uniti e sostenere questa causa al meglio possibile, anche e soprattutto noi giovani, perché insomma dobbiamo partire sin da giovani. Il cuore pieno di battiti. Yeah.